1, 2, 3. Wow, tutto troppo caro, troppo, troppo, troppo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto partiamo dal fatto che non sono nella mia solita location, sono a casa di Giulia che gentilmente mi ha ospitato per registrare questo video qui e che figata raga registrare in una alcova dedicata ai video e spero anche che dovrebbe sentirsi anche da Dio l'audio perché Giulia ha tipo un equipaggiamento da guerra e mi sa che comprerò questo microfono. Come avrete potuto intuire dal titolo sicuramente, oggi siamo qui a provare la nuova palette di Chiara Ferragni in collaborazione con Lancôme o Lancôme in collaborazione con Chiara Ferragni. Insomma, la palette blu di Chiara Ferragni. Io non so, raga, in questi giorni se siete stati in silenzio stampa piuttosto che social detox. Chiara Ferragni e Lancôme si sono uniti una seconda volta per lanciare una nuova collezione make-up. Questa palette l'abbiamo presa io e Giulia insieme, quindi vi lascerò poi in info box anche il video di Giulia non appena lo caricherà, quindi magari se nei giorni vi va di vederlo andate a controllare o il suo canale o qui nella info box, appena sarà disponibile lo caricherò. Questo qui è il pack esterno, ma veniamo al facciamo un attimino i contabili, che è una cosa che sinceramente non mi piace. Ho la maglia sporca? No. Dunque, abbiamo acquistato la palette da Douglas, vi lascerò poi il link se siete interessati all'acquisto diretto in info box e la palette è costata 73 euro e 90. Commenta anche tu se ti dà fastidio quel 90 perché potrebbero scrivere 74, però vabbè. Molta carne al fuoco, direi. Appunto, vi dicevo, questo qua è il pack esterno, come vedete ci sono tutti i suoi occhietti Vispi, Grande Fratello e i glitter. Mi piace molto rispetto all'altra, alla prima collezione che non ho preso, che il pack sia blu. Sul retro poi avete tutte le varie reference con scritto Chiara Ferragni e compagnia bella. Se la apro con le mie doti di scassinatore ve la faccio anche vedere. Ok, questo qui è il pack primario, molto molto carino, molto elegante, c'è già qualcosa che balla. Sul retro è gold e questo qui è l'interno della palette. Come vedete ci sono due pennellini che probabilmente non andremo ad utilizzare. Non sono sinceramente un fan della composizione eyeshadow palette più pennelli perché ho già i miei soliti che preferisco, non mi trovo particolarmente bene con i pennelli che danno in dotazione e ce n'è anche un altro un pochettino più flat, cioè questo qui. Quest'altro che ha due estremità, credo che sia una per sfumare più o meno e una per depositare i colori perlati. E un altro che mi sembrerebbe un pennello labbra, comunque a lingua di gatto, insomma poi i pennelli li usiamo tutti come ci pare piace. Tra l'altro si chiama, la cosa più importante non l'ho detta, The Fashion Flirty Palette. Sono 14 grammi. Come primer occhi non vado ad utilizzare quella shadow base luminosa che è presente nella palette, ma vado ad utilizzare il mio solito P. Luigi Base. Questa è la base occhi migliore che ci sia, secondo me. Fa aderire gli ombretti in una maniera pazzesca, leviga la zona e li rende super super pigmentati. Però mi sfizia molto questo blu, che è il tema portante visivo della campagna, anche se in realtà è solo un colore. Quindi boh, tutto il resto comunque sono colorazioni abbastanza portabili, c'è anche questo argento molto interessante. Sono tutti colori metallizzati, questi qui che vedete, ad eccezione del nero e di quel marrone lì. E sono solo due, quindi assolutamente direi di partire dal marrone. Vado a prendere questo pennello qua di Sigma, che già va dentro al bronzer, quindi le palette così. Non c'è zero fallout, raga, letteralmente. E vado a picchiettarlo qui. Comunque io non ho mai provato la formula degli ombretti di Lancôme. Mi piace tantissimo il loro fondotinta, ma gli ombretti non li ho mai 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 provati. Comunque raga, è una palette da un bel costo, sia per il marchio in generale, ma anche perché comunque no, è la collaborazione con Chiara Ferragni. Allora, l'eyeshadow è andato su veramente molto bene. La pigmentazione è media e anche abbastanza stratificabile. Non è uno di quegli ombretti tipo alla Carnival o alla P. Louise o alla Anastasia che sono tipo super pigmentati dall'inizio. Quindi se vi piace stratificare l'ombretto poco per volta ci potrebbe stare. A me piace avere comunque una bella pigmentazione fin da subito, ma questi sono gusti personali. Direi di passare ora a prendere il blu, anche perché come vi ho detto di opachi ce ne sono due. Il nero poi magari lo andrò ad utilizzare dopo per intensificare la situa. Vado a prendere questo blu bellissimo che sembra
super glitteratino, abbastanza asciuttino. Questo è lo swatch sul dito. 1, 2, 3. Wow, raga, a me Chiara piace, non sono un suo fan, oh mio Dio, Chiara, eccetera, eccetera, però mi fa molta simpatia, soprattutto da quando sta con Fedez, quindi sono penso di essere assolutamente imparziale. E questo è veramente bello, tenete presente che ha una base colore blu con dei glitter, quindi avete sempre una preponderanza di glitter. Se vedete qui, dove l'ho applicato col pennello, in questa parte qua ci sono meno glitter rispetto che al centro. Diciamo che il rilascio dei glitter non è iper ultra omogeneo. Adesso vado a prendere quel pennello, vado a definire un attimino la forma. Vediamo se si riesce ad applicare anche col pennello, ma penso di sì, perché c'era un pennello in dotazione. Si è steso molto bene anche col pennello, bisogna fare attenzione a lavorarlo in determinati punti, perché appunto, come vi dicevo, può capitare che c'è più base blu e meno glitter, quindi dovete distribuirlo molto bene. Però devo dire che l'effetto mi piace tantissimo, cioè veramente molto molto bello. È introvabile in commercio? No, però è molto molto bello. Per il momento i glitter non hanno fatto fallout, però cioè diciamo che con questa texture io consiglio sempre l'applicazione di un glitter primer. Adesso vado a prendere con le mie dita sporche di Blue Wow un pennellino più piccolo e vado a prendere il nero e lo porto qui all'estremità. Nero scrivente, raga, contando che non l'ho utilizzato come primo punto scuro ma lo sto applicando sopra un altro opaco, direi che ci siamo. Riprendo un po' del marrone di prima e vado a sfumare l'estremità del nero per renderlo un po' più leggero qui. Vado a prendere con questo pennellino a lingua di gatto, che non so se è un pennello labbra o quant'altro, vado a prendere un po' del glitter argento per terminare qui la mia parte iniziale della crease. Bello, bellino proprio. Che figo, raga, super bello. Sono molto soddisfatto. Vado a fare l'altro occhio e torno subito. Never mind, ho parlato con Giulia e mi ha challengeato a fare un altro look utilizzando questi colori qua, quindi gli altri shimmer della palette, questi qui che sono un pochettino più tranquilli. Ho semplicemente ripreso il transition, quello, il colore opaco, questo qua, solo una volta e l'ho steso lungo tutta la palpebra. Come vedete in questo caso la pigmentazione è molto blanda, ci sono andato veramente piano con un pennello ampio, quindi non ho avuto una concentrazione di pigmento in nessuna zona particolare, ho soltanto steso questo colore che, ripeto, a parte il bronzer, che essendo un bronzer lo utilizzerò sulle guance, avete solo questo opaco oltre al nero, quindi come transizione avete l'opzione di farlo un po' più bold e un po' più naturale. Prendere con il pennello questo shimmer rosa qui, lo vado a mettere nella parte più esterna. Così vediamo anche come si comportano gli shimmer. Lo metto qui. Comunque, raga, io qua mi manca un opaco tanto scuro, perché comunque il marrone preso poco è molto leggero, quindi probabilmente dopo andrò a intensificare un po'. Carino, niente che mi faccia volare via la parrucca o mi spettini, però carino, dai. Io non sono propriamente amante di questa texture qui, che è una texture molto classica. Poi vado ad utilizzare il pennellino che c'era qui in dotazione, l'altro lingua di gatto, vado a prelevare il colore un po' più naturale, shimmer. Questi qua fanno un po' più fallout rispetto al glitter in cialda e va tutto un po' in giro, e lo vado a pressare qui. Questi, raga, sono proprio tonalità super naturali, molto nello stile di Chiara rispetto che al blu, cioè lei credo ogni tanto osi, in realtà non è che so tutto dei suoi make up, però diciamo che la vedo più su questo lato. Anche questa, ragazzi, è un colore assolutamente da tutti i giorni, che dà quell'effetto un po' più dinamico alla palpebra, ma niente di eccessivamente luminoso. E questo è il secondo look. Il secondo look terminato. Voglio utilizzare come punto luce anche qui l'argento, quindi facciamo che qui è finito il look da giorno, poi ci diamo un po' di vibe. Comunque l'argento, raga, è molto bello, difatti mi sa che lo porterò un po' più in avanti. Giulia, so che mi perdonerai, però è
veramente figo. Come primer voglio andare ad utilizzare questo qua di Smashbox, che è il mio preferito del periodo, che si chiama il Vitamin Glow, che è un primer, è un trattamento, può essere utilizzato o come ultimo step della skincare o come primo step del makeup, quindi come primer. E a me piace tantissimo perché idrata bene ed ha un bellissimo effetto glow, sano, rimpolpato alla pelle. Come fondotinta vado ad utilizzare questi due combinati di VIP Makeup. Ho un codice sconto affiliato se volete provare i loro prodotti, che è del 30%. Vi lascio poi tutto qui in info box, che è Liquors 30. Io adoro questo fondotinta perché ha un finish super levigante naturale e mischio la colorazione 3 e 4. Ok, questo dovrebbe bastare per tutto il condominio di Giulia. E lo sfumo con la Beauty Blender di Mesauda. E vedete già che bellissimo effetto sano, naturale, dalla pelle, stupendo. Come correttore vado ad utilizzare l'Overachiever Concealer di Huda Beauty nella colorazione Coconut Flakes e lo vado a fissare subito con la Easy Bake Loose Powder, sempre di Huda Beauty. Questo raga è un correttore super coprente e super piallante, idem la cipria, quindi dovremmo essere delle statue. Io impazzisco per questa combo prodotti base. Voglio andare ad utilizzare dalla palette, così proviamo tutto, il bronzer qui sotto. Vado ad utilizzarlo con questo pennello qua di Mesauda, che è l'F03. Un po' grosso, motivo appunto vi dicevo prima e continuerò a dirlo che il pack così non mi fa impazzire. Però sembra molto pigmentato. Sembra molto pigmentato e un po' caldino, più rossiccio rispetto a come appare nella cialda. Boh raga, questa tonalità di bronzer sinceramente non mi fa impazzire, è un po' troppo calda per i miei gusti. Vado a prendere il blush, questo qua pescato, colina anche la cialda, lei mi sembra anche luminoso questo. È un blush luminoso, quindi se avete molta texture in questa zona, occhio perché ve la potrebbe segnare, essendo un prodotto con della perla. Sembra quasi un illuminante molto sottile. E ora prendiamo l'illuminante e dei due vado a prendere questo qua, un po' più rose gold. No, ok, questo è un po' scuro, prendo l'altro. Fa un po' macchia, però l'effetto, devo dire, con le luci è molto molto bello. Vado a mettere una matita nera all'interno della rima inferiore e utilizzo la nuova Bombay Black di Nabla. Come mascara vado ad utilizzare il Black Mamba di Mulac, che è uno dei miei preferiti in assoluto. Per le sopracciglia ho utilizzato questo prodotto qua di P. Luigi, il brand P. Louise, che è praticamente un brow gel per sopracciglia molto molto fissante, molto molto colorato e mi piace tantissimo. La colorazione che ho utilizzato io è mocaccino. Ora vado a utilizzare la pastello labbra di Neve Cosmetics. Anche qui, se vi serve, il codice sconto è Luca10, questo è un codice affiliato e il colore è, ce la facciamo oggi, Closing Time. Ovviamente così l'effetto è discutibile. Vado a mettere un rossetto liquido di Inglot, la colorazione è il numero 42 ed è più chiaro rispetto alla matita labbra, proprio per fare quell'effetto labbra più. Metto un gloss di We Makeup qui al centro. Forse il rossetto è un po' troppo freddo, un po' troppo marrone, perché questo marrone in transizione ha una componente rossiccia secondo me sulla palpebra. Comunque, questo è il look terminato, spero innanzitutto che vi piaccia. Abbiamo preso soltanto la eyeshadow palette perché, a parte che stanno uscendo un bordello di collezioni nuove, quindi il denaro vola, tutto troppo caro, troppo troppo troppo. E abbiamo preso soltanto questa, che comunque non costa poco. Che cosa ne penso? Allora, onestamente credo che la formulazione degli opachi, quantomeno il marrone e il nero, siano buone, non le migliori che abbia mai visto, ma assolutamente buone. Il glitter blu è molto 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 bello, idem con l'argento. I glitter secondo me sono molto molto carini. Tenete presente che c'è una base colore sotto
sotto, quindi avete uno strato di pigmento e glitter sopra, quindi dovete lavorarli bene per avere un full coat. Sinceramente gli shimmer sono carini, non è la texture che io preferisco, però non posso dire che siano brutti. Sono adatti soprattutto per le colorazioni scelte, che sono alla fine uno champagne, un rosa, un bronzo e un bordeaux. Ha dei look molto tranquilloni che si possono leggerissimamente intensificare. Non mi hanno fatto impazzire, sinceramente sono più no che sì le cialde viso. Trovo che il bronzer sia un po' troppo rossiccio sul mio tipo di incarnato, ovviamente, e non mi piace che il blush sembri quasi un ombretto satinato. Cioè, io vi ho messo qua vicino un ombretto, che è questo, e il blush, e sono praticamente quasi la stessa texture. Secondo me un blush, almeno per i miei gusti, dovrebbe essere più discreto, perché comunque vedete che dà una bella base colore e illuminante, che appunto i blush con la perla hanno sempre quel discorso là, che se avete texture. L'illuminante mi piace a livello di luminosità, perché trovo sia molto molto bello. Anche in questo caso ho mixato queste due tonalità, questo è il blush, queste due qui. Anche in questo caso per me hanno troppa base colore per essere universalmente adattabile a tutti, o comunque a me qua fa un po' di strisciazza, vedete qui, leggera, però una cosa che per 75 euro sto a guardare anche il capello, sinceramente. I pennelli, raga, i pennelli sono ok, sono carine queste forme a lingua di gatto per applicare gli eyeshadow, però sinceramente sono piccoli, adatti se siete persone da travel size, avete più o meno una situazione completa con gli illuminantini e cose del genere. Questo pennello qua sinceramente non l'ho neanche provato, non è assolutamente un pennello che mi piace. Detto questo, io la palette non mi sento di bocciarla, perché comunque ha funzionato benissimo. Costa 75 euro, quindi sta a voi. Io personalmente non spenderei 75 euro per questa tipologia di palette, perché ci sono le cialde viso, preferisco una cosa staccata, il pack con le cialde si sporcano facilmente, e oggettivamente a 50 euro abbiamo Anastasia. È adatta a chi è fan di Chiara, a chi è fan di Lancome, a chi piace avere una soluzione viso-occhi insieme molto tranquilla, con due pop of color per variare un pochettino, ovvero il glitter blu e il glitter argento. Quindi questi 75 euro di spiccioni. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un like e un commento qui sotto di supporto. Fatemi sapere che cosa ne pensate della collezione. Io vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo a lunedì con uno nuovo